Benvenuti a Early Mornings Roma di marzo. E, come sempre vi presento brevemente il nostro tema, vi presento con piacere il nostro speaker e alla fine dell'incontro ci sarà la possibilità di fare qualche domanda e vi tratterrò 3-4 minuti per raccontarvi chi siamo noi. Come sapete, ogni mese c'è un tema diverso, che è lo stesso in tutto il mondo, per il Early Mornings. Questo mese il tema è tabù. Il tema tabù, se poi si calse, il tema tabù, vi ricordo i nostri hashtag, scusate, i nostri hashtag per chi vuole raccontare agli amici che si trova qui con noi: hashtag Creative Mornings, l'hashtag Roma è CMRM. Per questo tema abbiamo voluto invitare uno speaker e per me è una grandissima emozione presentare, oltre che un onore, e che molti sicuramente conoscete, e quindi passo subito a presentarvela e vi presento Chiara Rapaccini. Artista. E ti passo volentieri la parola. Mettimi il microfono. Ecco. Il microfono. Sì, ci penso io. Buon divertimento. Grazie. Spero. Buongiorno a tutti, grazie di. Per Roma è molto particolare svegliarsi presto, venire a una cosa così. Io non lo so se ci andrei, quindi grazie ancora più per seguire me. Il tema di. Intanto grazie al macro, sono molto onorata di essere in un luogo così prestigioso artistico. Il tema è difficilissimo, tabù. Lo tratterò ovviamente non da sociologa, quale non sono, ma attraverso il mio lavoro di comunicatrice e di artista che ha varie sfaccettature. Tabù in polinesiano, o tabù, significa proibizione molto forte. In ogni società, negli anni, eccetera, questo è un tema che non posso trattare io, l'ha trattato Fraser, o comunque grandi antropologi o sociologi, prende una cosa diversa. Il tabù più antico che tutti conosciamo è l'incesto, quindi c'è sempre l'amore in mezzo, no? Quando consanguinei vanno insieme, hanno sesso, è il tabù riconosciuto quasi dappertutto. Non tratterò di questo, ma tratterò prima due parole su chi sono io e di come il tabù riguardi in qualche modo la mia vita vera, e poi lo tratterò nella mia lavoro artistico. La mia vita è un po' tabù. Da piccola disegnavo molto, mi piaceva fare questo lavoro. Da 6 anni, 7 anni passavo le giornate a disegnare. Volevo andare all'Accademia di Firenze, che è la mia città di nascita, nonna austriaca, quindi da parte dei miei avi c'era gente molto tosta, molto dura come educazione. Io invece ero una bambina molto fantasiosa, molto, con molte idee. Chiesi di andare all'Accademia di Belle Arti di Firenze, tabù. Tabù era perché per una società, una famiglia borghese, io sono di famiglia borghese, un pochino aristocratica, un pochino, lo dico, non me ne frega nulla, ma c'era questa cosa di non andare all'accademia perché c'erano allora i capelloni e la droga, questa cosa che cominciava negli anni 70, cosa che per me era ancora più bello, cioè l'idea di andare lì dove c'era gente diversa da quelli della mia famiglia, che erano un po' per benino, non il mio babbo, che era uno che mi ha sempre portato in giro per l'Italia quando avevo 8 anni per farmi vedere l'arte. Portava sta bambina a Venezia, a Roma, perché lui mi diceva l'unica cosa che conta, era matto pure lui, il mio padre era matto vero, poi ipocrisia, un po' grave, molto simpatico come tutti gli artisti. Non era un artista, era un avvocato che non voleva però fare l'avvocato, voleva disegnare, mi portava a vedere l'arte ovunque, quindi io sono nata con questa cosa, però non mi hanno mandato là, e questo
mi ha fatto molto arrabbiare. E ho fatto poi storia dell'arte, sono andata all'università, mi sono laureata in pedagogia, in psicologia dell'età evolutiva, da cui viene la mia parte bambini, ma non gliel'ho mai perdonata. Quindi con tutte le paghette io mi sceglievo dei maestrucoli di Firenze che mi insegnassero a disegnare, però io sono un'autodidatta, cioè io non ho avuto nessuna scuola, non sono buona a disegnare. Questo è stato il mio senso di inferiorità tutta la vita e la mia fortuna, perché non sono accademica. Credo che la fortuna della mia carriera è data dal non accademismo, che in questo paese, in Italia, l'accademismo è terribile, ha ucciso il nostro paese, l'ha fatto diventare vecchio, perché siamo così pieni di arte, anche a Roma, che è difficile far venire fuori una nuova idea di arte, di invenzioni. Io sono professore allo IED di Roma, sono molto orgogliosa di esserlo, insegno la cattedra di illustrazione per bambini, mi spengi il mio cellulare per favore, che suonerà. E i miei studenti sono molto accademici. Se ho insegnato in Giappone, ho fatto uno stage di un mese a Tokyo e a Nagano molti anni fa, e i miei studenti di allora non erano accademici, erano liberi mentalmente, mi insegnavano delle tecniche. Da noi tutti sono vecchi, non vecchi come me, i giovani sono vecchi. I miei studenti adorabili sono molto... hanno paura di dire nuove cose, ma mi chiedono anche posso andare a fare la merenda. Non sono ribelli. Senza un po' di ribellione ai tabù non si può fare l'arte, banale ma vero. Dunque la mia vita è tabù per la mia vita sentimentale. Sono scappata da Firenze con un uomo che aveva 40 anni più di me, che si chiama Mario Monicelli, lo conoscete tutti. È successo il shame and scandal in the family, si dice, è successo la fine del mondo. Lui era sposato, c'erano dei bambini, mio padre mi ha cacciato di casa, quello artista. Sono stata mandata via da casa perché era uno scandalo mettersi con un uomo più vecchio, sposato. Detto questo, sono da Firenze, città piccola, provinciale, molto accademica, molto per bene, sono sbarcata a Roma, dove nel cinema italiano di quegli anni, che era tabù in qualche modo, perché da ragazzetta, 18 anni, 19 anni, sbarcavo nel pieno del cinema italiano ribelle, il vero cinema italiano, fine neorealismo, misto a commedia. Gli amici miei non erano più quelli di Firenze, attenzione, io già ero una ribelle a Firenze, ero femminista, occupavo le scuole, facevo le manifestazioni, e tutto ciò che era ribellione, anche un po' velleitaria, era il mio ambiente. Io non sopportavo, anche quando ero piccola, se mi dicevano, anche ora da super grande, quando qualcuno mi dice non fare questo, non mangiare il formaggio perché c'hai il colesterolo alto, io vorrei dirgli non me lo dire, perché da quel momento mangerò solo formaggio, morirò tra pochi giorni. Non mi devono dire cosa non fare, perché questo mi mette una cosa infantile, non è che sono orgogliosa, però questo aiuta noi artisti di dire no, no? Di infrangere i tabù, è proprio una regola banale. E marito vecchissimo, cinema, la mia vita di ragazzina è stata vissuta accanto a Mastroianni, alla Deneuve, a rincorsa dai paparazzi a Parigi, a New York. Io ero completamente incredula, stavo sempre zitta, per 4 anni non ho mai aperto bocca perché mi vergognavo di parlare. Questa gente era molto intelligente, Monicelli, mio marito, ma erano tutti degli qui non so la parola italiana, infrangevano tabù, facevano cinema politico. Mio marito Monicelli è stato un grande regista, ma è stata una persona che ha parlato con molta violenza e sicurezza contro il regime berlusconiano,
Mario ha sempre detto cose molto forti, è stato anche penalizzato. Mario, alla fine non gli davano più i quattrini per girare i film, perché il governo non era contento di questo vecchio che non abbandonava mai le sue idee politiche, ma erano tutti così. Ormai oggi la cultura è assolutamente omologata, nessuno si ribella più, se non centri sociali. Io su questo lo ribadirò sempre, i giovani sono molto attivi nel pensiero antitabù, ma lavorano sotto come talpe, soprattutto è omologato, ha vinto il potere purtroppo, e bisogna combattere contro l'omologazione. Mio marito è morto in modo tabù e si è tolto la vita, come tutti sanno, Mario Molcelli si è suicidato, io lo rispetto. Ha infranto un altro tabù, i suicidi un tempo, non so se ancora adesso, se la Chiesa ha fatto questo passetto, e venivano seppelliti fuori dai cimiteri. La religione vieta il suicidio. Un altro tabù infranto, lo metto insieme a tutti gli altri, non ho problemi su questo. Sono orgogliosa di partecipare all'associazione Luca Coscioni dei radicali e sono testimone sempre in piazza per avere un accidente di legge per il testamento biologico e per l'eutanasia che, come vedete, non la stanno facendo. Rimandano di giorno in giorno perché è tabù la morte e dopo parlerò del tabù della morte. Dunque la mia vita è stata una vita già questa molto faticosa, perché combattevo contro la famiglia, contro il potere, ma in quegli anni 70 era molto bello combattere contro il potere, combattavamo in famiglia, nelle università, e questo vedo che i giovani, mia figlia, ci chiedono tanto com'era bello quegli anni combattere in modo libero, adesso non si può, adesso non si può. Dunque, veniamo al mio lavoro. Ho diviso questa breve conferenza in alcuni punti in cui attraverso il mio lavoro io ho esercitato una lotta contro certi tabù. Sono pittrice, illustratrice, scultrice, designer, ma soprattutto anche scrittrice. Il mio ultimo libro è Baires, pubblicato da Fazzi, che sta avendo un grande successo, sono contenta. Ho scritto per bambini per molta parte della mia vita e poi per adulti. Tutte queste cose che faccio, e sono vignettista, il mio successo di ora, dicono che sia Amori Sfigati, che è una pagina Facebook con 175.000 followers, è un fenomeno considerato un po' nel web, ma sono anche una vignettista di Espresso, dove faccio un amore sfigato alla settimana, ma faccio anche un oroscopo sfigato che si chiama in modo alquanto volgare, ma ne sono orgogliosa perché mi fa molto ridere, oroscopo, perché è sessuale, nel senso che io racconto di come cosa ti può succedere nella settimana sessualmente, ma che va anche a finire male, molto seguito incredibilmente, perché dico delle cose fuori di cervello. Questo è sull'inchiesta.it, un giornale online piuttosto interessante. Antipedagogia è stato il primo tabù di cui mi sono interessata. Sono dunque laureata in psicologia dell'età evolutiva, mi sono occupata di libri per bambini. Cosa succedeva in quegli anni 80, 90, 2000? Che c'era un tabù legato ai bambini. Cosa voglio dire? I bambini nel nostro paese, soprattutto, sono sempre stati visti come un po' dei bamboccioni, cioè degli esseri che vanno trattati bene, nella bambagia, tenuti tranquilli, senza stimolare in loro un'autodifesa, una coscienza critica. Io ho una mia idea, sempre un po' aggressiva come idea, però che i bambini vanno tenuti buoni, perché il bambino è l'unico parte della carriera di un essere umano, tutti siamo bambini, in cui si è liberi ancora delle incrostazioni. Quando arrivi a 12 anni, la società, preti, genitori, Stato, ti mette delle etichette, ti mette omologato, e lì a quel punto non ce la fai più.
a essere te stesso perché sono più forti di te le regole. Il bambino non gliene frega nulla. Io, come ho lavorato molto con i bambini, voi sapete come i bambini disegnano in modo molto libero. Fino a 11 anni, a 12 anni, a scuola mia faccio portare dai miei studenti i loro disegni dai 4 agli 11 anni e poi dai 12 in poi, disegni fatti a casa, e dimostro a loro cosa sono gli stereotipi. A 12 anni, boom, entrano i manga, entrano i cartoni, entra il Giappone, entra il fantasy, entrano le maestre di disegno che ti fanno rifare Leonardo da Vinci, e se fai la faccia viola di un bambino, i maestri gli dicono no, la faccia è rosa. Tagliano le mani, diciamo noi in gergo, noi professori di disegno, a 11 anni vengono tagliate le mani ai bambini, cioè gli dicono no, tu sei pazzo, bambini matti, c'è una grande relazione, l'art brut, di cui c'è un magnifico esempio di museo a Losanna, è fatta è la poesia dei matti malati mentali, molto simile a quella dei bambini. E io mi ispiro molto nella mia arte all'art brut, o perché sono infantile o perché sarò matta pure, anch'io non lo so. Dunque, i bambini sono sempre stati tenuti buoni dalla letteratura per bambini. Mi dicevano a me come autrice: Chiara, stai buona, fai della roba. Una volta un editore mi disse: non riesci a star buona a fare un libro mediocre. Non me lo dimenticherò mai. Perché io dissi: no, non voglio fare. Per mediocre intendeva questo editore qualcosa che vada bene. Ecco, mi ricordo, non dico il nome, ma poi lo dirò anche, perché questi meritano di essere ricordati. Finché ci sarà un maestro o un prete nell'ultima isola italiana che dirà che questo libro è non va bene per gli argomenti trattati, noi non pubblichiamo questo libro. Io dicevo, ma com'è? Io devo dire quello che mi pare, sono un'autrice libera. E me lo facevano fare fino a un certo punto, poi mi hanno cominciato a censurare parecchio. Ho scritto circa 25 libri per bambini, per i grandi editori italiani, Mondadori, Fatatrà, Giunti, Einaudi, EL, tantissimi altri. I miei libri perché andavano contro il tabù? Perché invece di scrivere libri di fatine, principi, topini, io odio il topino, perché topino, gattino, e poi vedete che il gattino è l'icona più insopportabile di Facebook e del web. Il gattino ce lo fa odiare, io non c'ho niente contro i gatti. Sto gattino, che per l'appunto era anche l'icona dei libri per bambini di allora, il topino e il gattino, l'unione fa la forza, tanti pesciolini che messi insieme diventavano, erano luoghi comuni per poter rassicurare i bambini. Dicevano la pedagogia normale, rassicuriamoli questi bambini, ci sono fuori tante cose brutte, la guerra, gli stupri, gli assassini, ma almeno nei libri. No, errore. Perché siccome i bambini già di allora vedevano robaccia in giro, guerra, eccetera, oggi non ne parliamo, abbiamo di tutto, no? Abbiamo un menù nei nostri TG falsi, perché mentono tutti i TG generalisti, abbiamo guerra, Kosovo, Libia, migranti, eccetera. I bambini, se tu gli dai due o tre armi per capire quello che succede, sono più pronti ad affrontare la realtà. Se tu li tieni buoni, poi vanno di notte, tabù. I miei bambini con cui parlavo negli incontri mi raccontavano che appena i genitori dormivano, 8 anni e 9 anni, ho lavorato in varie scuole, avevano il loro computerino, perché glielo regalavano i genitori, TV in camera in molti casi, del bambino. I genitori che dormivano si aprivano i computer e si andava sui porno siti a 8 anni. Io so tutto perché io interrogavo i bambini con la promessa di non raccontare niente ai genitori. Io sono stata molto leale con i bambini. Quindi i bambini andavano, vanno, eccetera, sui siti più terribili, raccontandomi a me: ma io ho visto questo e questo e questo, scene tremende, ma che cosa vuol dire? Perché spesso non sapevano che cos'erano i porno, i porn, ti dà roba
bella tosta, insomma, un adulto a Reggio, un bambino che ci va da solo a mezzanotte, comincia a essere un po' pericoloso. I libri che io ho fatto come la cosiddetta antipedagogia, i miei referenti erano allora la letteratura francese che veniva tradotta da Rosellina Archinto nelle M edizioni di Milano, che è stata la più grande rivoluzionaria editrice italiana, parliamo degli anni Ottanta, erano gli autori francesi a cui mi ispiravano, erano Lidico, erano Etienne de Lesser, erano Ionesco, poi c'era Piaget come pedagogo, la Clavlou e poi la New Pop americana, che per me è stata una scoperta, Myra Kalman, Giotto Siebel, nomi che non vi dicono forse niente, Steven Guarnaccia, che mi hanno aperto gli occhi sul fare letteratura di battaglia. I libri che io ho fatto sono, questo è stato uno molto celebre, e tu Dana riesci a seguirmi? Ecco, perché io vedo qua. Questo è Sono grasso, contro il tema dell'anoressia che stava scoppiando in Italia in quegli anni. Erano moltissime le bambine anoressiche a 11 anni e cominciava l'anoressia maschile. E io me li trovavo nei gruppi. E la paura era di essere grasso, che cioè tutto è stata una delle cose iniettate dalla società, no? Cioè sì, magro. Sappiamo molto che alcune multinazionali del food cattivo americano sono in contatto, queste sono cose che ho studiato, ma non ho tempo, con le cure dietetiche. Sono in contatto chi fa ingrassare, junk food americano, con quelli che fanno dimagrire. È una figata pazzesca che si sono inventati. Ti faccio ingrassare e poi l'industria del dimagrimento. Questo libro, un bambino è grasso, si vergogna, viene preso in giro da tutti quanti, finché alla fine si innamora di una bambina grassa anche lei, e insieme finalmente cominciano a mangiare insieme, perché gli piace molto avere molto cibo, ma l'amore, l'amicizia tra questi due bambini farà in modo che alla fine dimenticano questa ossessione del cibo. E questo quindi è un libro in cui comincia così, come vedrete anche dietro, sono così grasso che non entro neanche nel foglio, era la mia prima illustrazione. Ebbe molto successo perché i bambini brutti, grassi, con l'apparecchio, sfigati, presi in giro dai bulli, fenomeno oggi che voi vedete che è molto grosso, erano contenti che ci fosse un'autrice che li aveva messi in scena. Quindi tu leggi il tuo libro sulla grassezza e dici, ma allora se è scritto vuol dire che ci sono altri bambini che stanno male come me, e questo aiuta. Inutile parlare sempre solo di bellezze e principesse, parliamo delle cose tabù. Un altro tabù che io molto tempo fa, 20 anni fa, ho affrontato è in questa collana che si chiamava Le viperette, che sono i bambini, vipere. I bambini non sono buoni, i bambini sono diabolici ed è il loro bello, sono ribelli i bambini, sono i genitori che sono, ahimè, soprattutto oggi, infantili, sindrome di Peter Pan, non sanno tenere autorità, li proteggono, li lasciano al web, gli comprano regali perché non hanno nessun tipo di presa sui bambini. È il grande dramma di genitori protettivi oggi che non parlano ai bambini di emozioni. Questo titolo me l'ho detto un bambino, a me mi fa molto ridere. Mio fratello è una bestia, senza offese per le bestie, mi scrisse un bambino, perché ci aveva paura di offendere le bestie. Il libro è sul bullismo, il bambino piccolo ha un fratello che gli fa dei dispetti terribili, gli butta nel gabinetto la sua macchinina preferita, eccetera, e il bambino bullizzato, il fratello che ha questi atti di bullismo, a un certo punto da solo, attraverso vari modi che non posso raccontare, diventa forte, cioè non è protetto dalla mamma, dal babbo, dalla società, ma trova una propria forza interiore e lo sfida. Meglio che un figlio che è bullizzato da altri sia pronto a menare, meglio insegnare un buon corso di auto... Come si dice? Di autodifesa, magari secondo regole orientali, che
proteggere, no? I genitori proteggono. Dopodiché succede che il bambino proprio protetto non ha una visione della vita forte. Dunque i due fratelli, a un certo punto il grande vede che il piccolo ha una sua forza, si mettono d'accordo e scoprono che è molto figo giocare insieme, eccetera. Quindi i miei libri io li faccio finire sempre bene. Ho fatto sesso anche, che ho dimenticato. Queste sono due immagini dal libro più censurato del mondo, ma più amato. Ha avuto un successo incredibile. Si chiamava Merendino, ti voglio bene ma non ti amo. Uno ti voglio bene ma non ti amo e l'altro Merendine, pubblicato da Giunti una ventina di anni fa, dove parlavo di sesso. Questa immagine ha portato il finimondo, tabù. Perché io parlavo invece ridendo, e secondo me non è volgare, sul fatto degli uomini che hanno questo mito ancora della misurazione del proprio organo sessuale, che c'è ancora, che è un po' da caserma, ma noi, mi racconta la bambina di questo racconto, noi non riusciamo a misurare niente, per noi bambine non avevamo questo mito di avere misure, è una cosa, poveretti voi maschi che vi hanno insegnato, non ho capito da dove viene, anche perché a noi donne non ce ne frega niente delle misure, è un problema più maschile questo qui. Allora, questo libro venne censurato, cacciato dalle scuole perché c'era questa immagine, dopodiché però questa immagine era censurata, invece secondo me è dolce, è buffa, però i bambini venivano lasciati soli alle 9:20 di sera a vedere dei film con stupri, tutto quello è sempre andato bene nella società italiana. Ma se arrivava un autore parlando di questi argomenti con cognizione, veniva censurato. Fui cacciata via da molti festival, ma io denunciavo. Il giorno dopo chiamavo i giornali e dicevo: attenzione, c'è la censura nei libri per bambini. Ve lo dico perché non lo sapete. I libri per bambini sono censurati con dei gruppi all'interno delle case editrici, con cose ridicole. Questa io, poveretti, li lascio anche, forse hanno pure un po' di ragione, ma censurano come, anche se tu scrivi, fecero un brindisi per festeggiare qualche cosa in famiglia, mi fu censurata la parola brindisi perché era considerato incitamento all'alcolismo. La mia nonna faceva il caffè come un rito, mi venne censurato, matita blu, perché era un incitamento, era una parlare della chiesa. Dicevo, ma perché chiesa? Perché il rito è considerato ecclesiale, della messa. Mi ricordo che io dicevo, siete dei pervertiti, non mi è venuto neanche in mente. Quindi sappiate, tabù, che la letteratura per bambini usa la censura, ma è una cosa che non viene detta, quindi l'ho detta. Fu molto bello quando, non avremo la diapositiva ora, temo, comunque quando io passai stufa di tutte queste censure agli adulti, ho pensato, io non voglio più scrivere per bambini e farmi bloccare, con grande successo però di pubblico, e mi buttai negli adulti. Ricordo il giorno che lasciai una casa editrice, quella che mi censurava, ed entrai lo stesso pomeriggio in un posto che si chiamava Ucapan, ed era la sede di Elio e le storie tese. Io mi ricordo che mi accolse Elio venendo fuori da questi qua che mi avevano censurato, rapporto diretto della casa editrice con il Vaticano, con un lettore vaticano che controllava i nostri scritti. Queste cose non le sapete, ma io approfitto perché le sappiate. Entravo in Elio e le storie tese. Ero diventata una scrittrice per adulti. Gli ho proposto questo libro dal titolo Animali spiaccicati, è uno dei libri più divertenti a cui ho partecipato come illustratrice, cambiava la mia vita. Questo, poi La bambina buona, vi facciamo vedere tutte e tre insieme, che era una biografia ironica della mia vita, e poi il mio libro Bias, che è l'ultimo e che è fatto una farsi in questo momento, che tratta anche questo, ne approfitto, di sessualità. Il sesso dunque era il grande tabù, lo è ancora, comunque lo si viva. In questo libro io tratto la sessualità di
donne di mezza età. Questa donna, che si chiama Frida, la protagonista, scappa da un lutto che guarda caso riguarda un po' me che l'ho scritto, e terrore del tempo, e ritrova se stessa, scappa a Baires, che vuol dire Buenos Aires, dove io vado molto spesso, che è la città più antitabù che io conosco, è il mondo nuovo, il mondo Sud America, casini, soldi che vanno male, finanza disastrata, povertà, favelas, ma è il nuovo mondo, è gente che vuole crescere, e l'arte a Buenos Aires, che è la protagonista del mio libro, arte, design, voglia di combattere, gente per la strada, piazze. Da noi è difficile avere ormai la piazza per protestare. L'altro giorno a Roma c'era la piazza, tutta polizia, ma la piazza c'era. Attenzione, la piazza fatta bene vuol dire sudore, sentire i corpi della gente come oggi, vuol dire uscire dal web, eh? È molto importante stare tutti insieme appiccicati in un posto. La sessualità, tratto delle donne di una certa età, vuoi recuperare te stessa, hai avuto un lutto, stai male, cerchi di rimetterti a posto, vedrai che il libro è molto strano, ma usi anche il tuo corpo, ci può essere amore e eros alla mia età, tabù. Tabù perché ti insegnano nella nostra società a essere sempre bella, ad essere sempre viva. Il malato e il morto, vi spiegherò dopo, sono degli sfigati. Tu devi essere sempre bella al meglio, e se sei vecchia, come io sono già a metà della vecchiaia, devi riempirti di botox o delle cose eccetera in modo di sembrare giovane. Invece se andate in Sud America non esiste età, hai 60, 70, 80 anni, puoi avere storie d'amore, di bellezza, di arte. È il nostro paese un po' occidentale che ci porta a essere sempre un figo. Da lì tratto il secondo argomento. Amore, amore sfigato, che è la mia proprio. Io mi ci sento bene, ma l'amore, anche questo, ci sono dei tabù sull'amore, non è più sesso, ma... Qual è l'amore che vuole la nostra società? È l'amore coniugale. È inutile, in Italia non si esce. La femminista più sfrenata a un certo punto ti dice, l'ho fatto anch'io, questo è l'anello che mi ha regalato Giacomo. Non si resiste all'anello, al fidanzamento. Non c'è mai stata questa cosa come oggi, soprattutto nei ceti altoborghesi. Se la donna non la piglia nessuno, se non c'è in fondo il fidanzamento, il matrimonio c'è ancora, stanno aumentando, e il divano Ikea col gatto e due bambini, tutte, le dico così perché ho fatto le vignette su questi argomenti, sei uno sfigato. La single, l'altro giorno mi ha detto un signore di Trani, ero al sud, magnifica Trani, un posto di accoglienza strepitosa, però un signore di mezza età, della mia età, mi ha detto, ma qui le cose vanno male perché voi donne siete diventate aggressive, eccetera, e vi succederà che rimarrete tutte single. Allora gli ho risposto, figo, guardi il signore che la condizione di single è meravigliosa, perché ci permette, su questo io esagero, sono provocatrice, insomma, dico, fra l'altro singolo poligamo è la cosa migliore, noi donne dobbiamo diventare poligame, come sono i maschi italiani, sapete che c'è tutto bello davanti e poi le corna dietro, no? Questa è la cosa tipica italiana cattolica, perché se andate a Buenos Aires, torno a questo esempio di Sud America, ci dicono i sudamericani, ma perché voi state sempre con la stessa donna ma tradite? Noi in Sud America, vero, mogliamo e ricominciamo, divorzio si ricomincia oppure si rimane single. Da noi la famiglia è sacra, da qui viene anche il familismo amorale, tema interessante parlando di tabù, perché la famiglia è anche il nome che viene usato nella mafia, nelle mafie di cui parlerò tra un momento. La famiglia è il luogo che chiude la società, c'è anche la famiglia bella, per carità di Dio, la mia era una bella famiglia,
Non voglio parlare contro, ma il nucleo protettivo, la mia famiglia, i miei soldi nella mia banca, la mia SUV e il mio telefonino, vuol dire che poi esci fuori e vedi tre migranti che stanno a chiederti l'elemosina o qualcosa, non fanno parte della famiglia. L'importante con questi tempi brutti, dicono le famiglie, quelle non aperte, chiudiamoci in famiglia, chiudiamoci nel divano Ikea, teniamo fuori tutto, e invece è il momento dell'antifamiglia nel senso vero, solidarietà, è il momento che deve aprirsi le famiglie anche al grande fenomeno dei migranti, che sta veramente non distruggendoci, che bisogna che tutti apriamo la mente a accoglienza, a chiudere i piccoli nuclei. Dunque, l'amore io lo tratto con le mie vignette, che voi state venendo, venendo, perché no, anche che sia una mattina eroticista, non me la immaginavo, e i miei maschi e le mie femmine non capiscono mai nulla, sono donne iper o equivoci o donne che chiedono. È chiaro che io scherzo, le femministe ce l'hanno con me, perché dicono: ma tu fai sempre la donna cretina che dice mi ami? Sì, perché è un modo di dire basta essere sempre così richiedenti, sperando che lui vedi prima, ti dà l'anello e ti piglia, no? Quindi io prendo in giro, mi ami? L'uomo invece è sempre, è l'uomo di oggi, è tutte noi, io vedo già gli sguardi delle amiche anche più giovani. L'uomo ha mille formule per tirarsi indietro, non per dire no. Mi ami? No. Ti dici, prende tempo, questo è l'uomo di oggi ignavo, l'uomo più vile del mondo. Ma noi anche rompipalle, terribile, eh? Io non so chi è peggio, eh? Su questo io non so che. Ti amo, non essere aggressiva, il massimo, ma come aggressiva, poraccia, questa sì, sì. Vi avverto che l'amore oggi è passato su Tinder. Tinder è la grande novità, che è un social di cuori solitari, dove non riuscendo più a avere relazioni nei posti normali, tutti timidi, si va nei social. Ci sono andata anch'io, io per amore sfigati sono entrata in Tinder e ci sto mandando tutte le mie amici. E è fighissimo perché la gente torna umana, perché passa attraverso la macchina. Ora non posso spiegare cos'è Tinder per chi non lo sa, poi voglio dei soldi da Tinder, esatto. Perché bisogna che troviamo Tinder, lo mettiamo come sponsor, sì, e che ci dia un po' di soldi a tutti che ne abbiamo bisogno. Questo ti invito a cena, ce li hai i soldi? Anche diventato tirchio l'uomo, Io vengo dalla vecchia generazione che, insomma, la prima pizza e pagala, quanto sarà? 18 euro, portateli. Invece non si sa mai, ora noi donne al primo invito siamo pronte a dire che si fa? Si fa a metà, sapendo che lui dice ma sei matta? E invece dice sì. Beh, anche ignavi e tirchi, noi richiedenti, sperando sempre di entrare nel mito di Beautiful. Io sono tutta Beautiful, tutte le puntate, tutte le ho viste e riviste, ed è il mio amore per il trash. Brooke è il mio mito. Io vorrei essere Brooke, ma non sono troppo vecchia, lo so, anche te. Perché lei si sposava, lei è andata a letto, si è scopato tutti. Voi sapete le brookiste. Tutti, ma anche i fratelli, roba di incesto, tabù, cioè. E si sposava ogni volta in modi incredibili, trovava gli anelli in modi incredibili, scusate, questa è digressione totale, perché trovava l'anello di fidanzamento da tutti questi uomini, lei era poligama vera, in modi strani. Io sognavo di trovare come lei l'anello nella flûte di champagne, non si capiva come non moriva strozzata. O nella noce, o darò un premio, una vignetta personalizzata a chi mi dirà dove ha trovato Brooke l'anello di fidanzamento. Non lo sapete e questo mi deprime, perché è quella la letteratura a cui
tengo. Dunque, le mie donne sono richiedenti e gli uomini hanno ragione anche a menarle un po', d'accordo? Mi ami, questo è web, è molto preciso di oggi, e mi è stato suggerito che quando scrivi WhatsApp, amore, stasera mi stai pensando, e ti arriva la doppia spunta, che per chi non lo sapesse vuol dire che lui l'ha letto ma non ti risponde, ti vuoi ammazzare. È una cosa tremenda. Ok. Amore sfigato, abbiamo detto che è una pagina Facebook, iscrivetevi, faccio pubblicità bieca, ma siamo un esercito che funziona come terapia. Sapendo che siamo tutti sfigati, ci sentiamo fighi. Cosa vuol dire? Che un tempo fa una tizia mi ha detto, ma cari amori sfigati, segreto e non segreto, pensano che siamo una redazione di 10-6 ragazzi di 20 anni. Dada è la mia compagna di... Anzi, vi presento Adelasia, che è la mia assistente prima e fa parte della troupe di Amori Sfigati. Credono che siamo tanti che la notte scriviamo le vignette, invece la creatrice è una vecchia signora che vi sta parlando e si dice e non si dice, va bene? Dunque, Amori Sfigati mi scrivono le vignette. No, una signora mi disse, una ragazza mi disse, cari Amori Sfigati, io sto bene col mio fidanzato, sono contenta, lo amo e mi ama, posso far parte di voi? E io ho risposto no. Cioè, con noi ci stanno solo gli sfigati, il che ci rende ormai affascinantissimi. Io dico anche, in modo bieco, per attrarre Amori Sfigati nella mia pagina, se entrate con noi diventerete molto appetibili eroticamente, ma direte poi dei no. Però chi sta negli Amori Sfigati è figo, va bene? Quindi entrate. Terzo tabù, la morte. La morte è l'ultimo tabù della nostra società italiana. Della morte ancora c'è gente che parla di morte, fa gli scongiuri, tocca ferro, tocca altre cose meno carine, eccetera. Non si può parlare. Ai bambini soprattutto non si può parlare. Io ho disegnato continuamente la morte. Mio marito, non esiste film di Mario Monicelli, nemmeno uno, in cui non ci sia una scena di morte. La bara che scoppia al cimitero del Verano, Amici miei, vi ricordate forse la scena iniziale di Abel che va a piangere sulla tomba, tanto per rompere le palle a un altro, e il marito della morta dice, ma forse aveva un amante mia moglie. Quindi Mario e tutto il cinema italiano, neorealistico e di commedia all'italiana, ha sempre trattato con grande allegria e precisione la morte. Da noi è tabù, non devi morire. Vi ricordo che la medicina sta facendo studi incredibili per ottenere una cosa considerata bella, tenere gli uomini sempre più in vita, 100 anni, 103, 105, e sempre, questa è la mia teoria complottista di cui mi vanto, sempre più malati, perché se tu hai uno che non muore mai, c'ha sempre più casini di malattie. Questo aiuta molto le società farmaceutiche che stanno vendendo farmaci a più non posso. Vi do una notizia, che gli psicofarmaci ultimamente mi dicono che sono triplicati. Non da banco, non la Valeriana Dispert che sta sui banchi delle farmacie. Le benzodiazepine sono triplicate, il che significa che la gente va tenuta rimbecillita, vecchia, malata, così fanno aumentare il business della farmaceutica, che è il più grande business della sanità, vi accorgete? Che si parla soltanto di medicina. Ma la morte non si deve parlare, muoiono dei vecchie persone, o meno vecchie, dietro le tende verdi di plastica degli ospedali. I bambini non si portano più ai funerali. Fondamentale che un bambino, i funerali rom, viene portato, i genitori con i bambini in braccio, perché deve essere visto il cadavere che viene riempito di fiori, di bellezza. Ai tempi non miei ancora, ma nelle campagne sarde del sud Italia, muore il nonno e si portano i bambini magari toccano il cadavere, gli fa paura, ritornano,
La morte è una cosa naturale, come la vita, dovete dirlo ai vostri bambini. Memento mori, memento mori. Su questo possiamo anche scherzare. Ho offerto di scrivere libri per bambini sulla morte ai miei editori e mi hanno tutti detto di no. Se andate a Parigi, a Rue de Sèvres, la più grande libreria d'Europa per bambini, e chiedete: mi scusi, ha dei libri sulla morte per bambini dai 6 ai 14? Ti arriva una con un carrello con 100 titoli. Da come affrontare la morte del tuo papà, non avere paura, a che cos'è la morte. Da noi, gli editori, ti dicono: Chiara, ma con tutti questi problemi al mondo, gli vuoi fare anche un libro sulla morte? Sì, perché io posso farlo fantasioso, pieno di idee. Intanto preparo il bambino a non guardare la morte sul web, nel videogioco, oppure a vedere i film tremendi, la violenza, e poi la violenza di tutti i giorni. Devi essere preparato a sapere che cos'è la morte. Quindi la morte è tabù, è proprio parte di questo. Io come la tratto, vedete, è sempre in modo allegro. Questa è molto preciso, questa immagine, un bambino di un gruppo che io ho fatto a scuola sulla morte, elementari, mi ha raccontato che un giorno lui stava con suo nonno che era su una scala ad attaccare un quadro, il nonno è caduto dalla scala e con del sangue pallido per terra, lui ha visto che era morto. Insomma, mica sono cretini questi bambini, vede uno in piedi. Poi da quel momento lui mi ha raccontato molto bene, con tutti i bambini se gli parlate di morte sono contenti, hanno mille racconti da dire: ma sì, anche a me è morta la nonna, vogliono parlarne perché nessuno gliene parla. Mi ha detto che da quel momento è stato allontanato dal nonno, forse era ancora vivo, insomma, poi è morto, mandato dalla zia, mai fare, tipico, no? Muore il babbo, muore la mamma, muore il nonno, si manda, no, tienilo vicino il bambino, fallo partecipare a quello che succede. Poi è tornato a casa e ha detto: ma il nonno dov'è? A me mi sembrava che fosse morto. E la mamma, e qui cominciano le balle per sconfiggere il tabù della morte, e le balle sono: è andato in cielo, che è la più normale. E non si capisce perché questa cosa consolatoria di stampo cattolico, ma nemmeno, che è sto cielo, guardate che buffo, uno che è morto e va per terra in genere. Non è vero che il bambino è consolato, che invece è là. I bambini si fanno molte domande: dove il cielo? Con gli aerei? Cioè, se io vado in aereo, io ho fatto un racconto, no? Cioè, un bambino che va in aereo dice: ma allora io dovrei vedere tutti i cadaveri, perché se sono andati su, dove vanno a finire? Questa, la balla di questo bambino fu: ma il nonno è andato alle Hawaii. Ma com'è? Il bambino mi raccontava, dice: ma tu capisci, Chiara, che è una balla che mi hanno detto, non voglio che mi raccontino delle balle. Uno, perché mio nonno non è che sarebbe partito per le Hawaii così, non c'ha i soldi. Pensa che quando vuole il cappuccino e giornate, li chiede al babbo i soldi. Quindi non avendo quelle 5 euro per il cappuccino, non può essere partito per l'isola Hawaii. E mi disse: perché mi raccontano balle? Attenzione! I bambini non vogliono le bugie dei genitori, che raccontano i genitori per non toccare le emozioni, perché i genitori vivono le loro stesse le emozioni oggi in modo abbastanza pericoloso, proteggono, regali, coso, eccetera, e non hanno il piglio di parlare di argomenti tabù. E mi dici quanto non capisco nulla di questo tuo orologio? È finito? Allora chiudo. Una parola sulla mafia: ho lavorato spesso con l'antimafia, ho fatto un festival a Lamezia Terme, il cuore dell'Andrangheta calabrese, mi hanno fatto fare un'installazione contro la mafia, la mano alzata è il simbolo dell'antimafia. E la mafia è tabù, la mafia sta erodendo l'Italia come la corruzione, ma non se ne parla. A Roma siamo pieni di mafia, di 'ndrangheta, i pozzi sono stati venduti alla mafia, ma la gente è omertosa
non solo in Calabria e in Sicilia, anche tra l'altro la mafia veramente dov'è ora è Milano, ma non si può dire perché Milano è la città del buon umore e dell'ottimismo, per cui non si può dire. È molto buffo perché ho fatto questa strana installazione nella piscina di Lamezia Terme, dove sono morti, sparati una ventina di persone, li buttavano in questa, c'erano delle faide, no, a Lamezia. Ho fatto questa installazione e il giorno dopo che l'abbiamo inaugurata con Libera, Don Ciotti e tutti, me l'hanno rubata i mafiosi, perché era un segno forte di antimafia, quindi è sparita. Dopodiché è ritornata perché sono andata a denunciare, e quindi un episodio della mia lunga vita è stata anche a contatto con l'antimafia. E anche questo, rompiamo il tabù dell'omertà sulla corruzione che sta mangiando il nostro paese. Quindi volevo farvi vedere il mio lavoro di installatrice. Abbiamo fatto vedere tutte le immagini. E chiudo dicendo, il vero tabù, per, secondo me, da combattere in questa società è l'essere omologato. Cioè è compito di tutti noi, di noi artisti, io credo che sia un dovere civile dell'artista scrivere, disegnare, fare installazioni per andare contro questa sorta di manto nero che ci vogliono mettere addosso per non pensare più. Esce oggi, l'ho portato, prima di Repubblica, i robot sono arrivati. Sei robot, un robot fa il lavoro di sei operai. I robot non mangiano, non dormono e non hanno bisogno della pensione, ed è per questo che vedrete che il fenomeno di delocalizzazione delle fabbriche e di sostituzione delle risorse umane con robotica la stanno già facendo. Quindi ci saranno licenziamenti terribili e l'arrivo del robot, dobbiamo pensare tutti, non do giudizi ora, però sarà l'elemento poi artificiale per cui le teste pensanti di noi che siamo qui anche stamattina sono sempre meno importanti. Invece rompere tabù, dire quello che si pensa, essere sempre contrari a quello che il potere ci dice, di qualsiasi tipo, religioso, scuola, eccetera, è quello che ci può tenere vive. Per noi artisti è un dovere civile di farlo. Grazie mille per avermi ascoltato. Ed è finito l'intervento di Chiara Rapaccini. E ci diamo... Niente, sigarre, le faccio ad hoc per ultima cosa. Se qualcuno ha una storia d'amore sfigata col dialogo, perché non riesco, sono stanca a inventare i dialoghi, io gliela faccio originale. Prego. Porto il microfono. Grazie. Grazie moltissime, sono veramente felice di averla ascoltata. Pensando a un tabù, vorrei raccontarle un tabù che vivo quotidianamente. Io ho un figlio di 10 anni e una bambina di 7. Quotidianamente mio figlio va a piedi a scuola, ogni giorno da solo, camminando per 20 minuti. Il tabù è: ma Sara, ma lo mandi in giro senza cellulare? Questo è un tabù fortissimo e io ne vado fiera. Cioè mio figlio sa che se, voglio dire, dovesse succedergli qualcosa, la gente è piena di cellulari, quindi lui mi può chiamare con il cellulare di un'altra persona. Complimenti a te, complimenti a te, lo so. La seconda cosa è che chiaramente sono molto contraria ai videogiochi. Perché? Perché questo è un altro tabù, ma a 10 anni non hai FIFA 17, FIFA 16, FIFA 15. Non è mai entrato questo, è entrata una Wii dove si danza tutti insieme, si usa poco, si fa roba, poca roba di videogiochi. E questo è il secondo tabù, tieni tuo figlio lontano dai videogiochi. Questo è un grossissimo tabù che sta determinando in mio figlio la sensazione di un'educazione in diversità, non si sente accolto ovviamente, e meno male che
perché è una persona creativa, perché comunque credo profondamente nei bambini, nella loro capacità di saper sostituire i videogiochi con mille altre cose molto più carine. Però ecco, questo è un tabù molto forte riguardo alla vita quotidiana. Il secondo tabù è che nella mia vita, se c'è una cosa che ha rotto molti tabù sul sesso, è Sex and the City. Solo questo volevo dire. Grazie. Grazie mille a te su Sex and the City, che adesso è molto data meno. C'è stato un momento in cui negli anni 90, cos'è Sex and the City? Era una cosa che tutti vedevamo straordinaria, dava finalmente il senso che le donne possono scegliere sessualmente di fare quello che accidenti gli pare. Attenzione che è falso, perché a New York è molto difficile fare quello che fanno le quattro ragazze, che è molto chiusa. Sull'altra cosa, ti dico una cosa sui bambini, stai attenta a mediare, perché se domani tuo figlio si sente messo fuori, c'è la famosa buffata della Nutella, no? La mamma non gli dà la Nutella, quello va a casa dell'amico e se ne fa 9 vasetti, eccetera. Quindi un po' di ironia, secondo me, di tenere anche una cosa minima, di vietare l'abuso, ma non glieli togliere, perché dopo avrai una rivolta che può essere indomabile. E soprattutto ironia, ma mai vietare. Chi toglie la televisione in casa, tanti genitori lo facevano un tempo, un amico ci ha messo sopra una tovaglia, fiorellini, per fare tutto più figo. No, perché se fossi io, il mio sogno è togliere questa tovaglia e vedere 9 ore di televisione, no? Cioè non va tolte le cose, vanno mediate, se non ti crei quello che viene preso in giro dai compagni, capito? Può diventare un domani, una, non ti dico bullismo, è pericoloso. Altre domande? Sì, la mia domanda è questa: i limiti, il problema di una strada è che la strada è indicata da, cioè, una direzione, un senso, ma ci sono dei contorni. Se uno va per tratte si trova poi a mal partito. Quindi il discorso della individuazione degli obiettivi è fondamentale della vita. Non si può andare semplicemente così alla ricerca di senso che in cui non si crede in ciò che si fa. È fondamentale aver chiaro, proprio anche riprendendo dal suo nome, la chiarezza significa che uno si muove, e a me piace moltissimo il concetto che Dante Alighieri esprime nel Purgatorio, che è la condizione esistenziale in cui si vive, e lui postula due fondamenti per muoversi: di muoversi solo con la luce e di muoversi sempre andando avanti, mai guardando indietro. Grazie. Grazie, domanda filosofica a cui rispondo brevemente: no, ci si muove anche col buio. Io credo che il buio sia un modo per far risplendere la luce. Noi esseri umani siamo fatti di buio e luce, è giusto avere un'idea di seguire una cosa, però la vita, come lei sa meglio di me, non è un andare così, ma è 7 passi indietro, un avanti, 3 di lato, eccetera. Conta per un bambino di avere, credo molto nei valori, la mia famiglia mi ha dato dei valori, dei fondamentali molto importanti, mia figlia ha avuto dei valori fondamentali da noi genitori, da Monicelli e da me. Quando tu hai questi paletti che ti danno le istituzioni, ma non paletti finti che ti vogliono imbrogliare, ma paletti veri, valori che sono sempre gli stessi: rispetto, solidarietà, rispetto di te stesso, eccetera, eccetera, non sono 10, 20, non sono tanti. Se uno ha pedagogicamente questa cosa, dopo deve poter scegliere la luce e il buio. Se invece la gente è abbandonata a se stessa, quello che dico io, perché sono una persona molto etica io di valori, a quel punto può avere gente che gli dà falsi valori, che sono valori finanziari, di potere, di essere gente che contribuisce alla società per poche elite che li comandano. Ma se tu sei nata con la schiena dritta, lo dico proprio in frase banale, tu è quello che devi insegnare pedagogicamente a un bambino. Vai dritto, di sempre la tua, dissenti sempre. Dissentire non vuol dire essere una specie di pazzo velleitario, vuol dire avere sempre la capacità di avere le idee chiare
ma sei tu adulto all'inizio che gli dai questi valori. Poi il buio va benissimo. Dante ci dice: vai all'inferno, perché se non ci vai con Virgilio, aiutante magico, non tornerai mai a rivedere le stelle. Non ci vai alle stelle senza l'inferno. Poi? Beh, concordo in pieno con questa cosa, infatti anche secondo me è importante anche ogni tanto lasciare la strada, buttarsi nel posto, perdersi, nel perdersi per andare indietro e ricominciare. Però volevo, a sostegno della tesi della ragazza di prima, va benissimo, però attenzione, perché poi dopo arriva un momento in cui a 40 anni ti ritrovi a cena con tutti i quarantenni e tutti parlano di robot, e tu che giocavi in cortile dei robot non te ne fregava niente, non sai che dire. Per cui vabbè, sì, abbiamo detto, no, mi succede sempre, cioè io preferivo il cortile ai robot, la mia epoca era quella dei robot giapponesi, Jig, Mazinga, io non li so riconoscere, non so di cosa si parla, e mutismo, cioè io niente. Sì, lo sfigato è anche chi non sa parlare di Mazinga, cioè sono solidale su questo. Buongiorno intanto, io più che una domanda volevo fare una richiesta, visto che è proprio come dice il socialismo interattiva, tratta tantissimi temi, secondo me un tema, c'è cioè un tabù tremendo che ha la nostra società, è quello proprio dell'essere diversamente abili. Cioè io mi sono accorta, io ho avuto un papà che ha infranto un sacco di tabù, penso che ha fatto un sacco di sesso, si è ammalato ed è morto, quindi penso che li ha fatti quasi tutti. Non per quello? No. Non è morto perché ha fatto un sacco di sesso? Non è una battuta? No. Tutte cose separate. No, il sesso non fa morire secondo me. No, secondo me. E mi sono resa conto che nel periodo in cui lui è stato malato ed ha avuto questa un'ischemia, quindi era diversamente abile, e io ero piccola, quando lo portavo in giro con la sedia a rotelle, vedevo che tanta gente gli parlava come se fosse un cretino. Cioè io mi vedevo, mio padre poi era una persona molto colta, un grande intellettuale, e ridevamo da morire insieme proprio per questo motivo, che l'80% delle persone gli parlava: allora come sta, ancora si sente, ma, e questa cosa ci faceva proprio morire dalle risate. Era una cosa proprio che mi ha segnato, ho detto: ma com'è possibile che me ne rendo conto io, che sono una bambina, che una cosa non si associa all'altra, e gente adulta che dice di essere intelligente, colta, non si riesce a rendere conto di questa cosa. Essere malati, avere delle difficoltà nella vita, non vuol dire essere incapaci nella vita, e secondo me è un tema importantissimo di cui non si parla mai. No, io ti ringrazio, fondamentale questa cosa che dici, un po' l'avevo accennato sul fatto che la gente ha paura. Quando quello dice buongiorno, come stai, mi capisci, è perché ha paura lui, non è certo tuo padre che ha paura, ma la gente. Ma sapete quanta gente mi dice a me, ma ve lo diranno anche a voi, c'è il mio amico che sta male, sta all'ospedale, è successo qualcosa, ma io non ci vado all'ospedale. Come non ci vai? Perché a me gli ospedali mi fanno paura. Ma come ti fanno paura? E chi se ne frega? Cioè devi vincere la probabile paura, l'ospedale non è un posto fighissimo, ma la gente ha paura dell'handicappato, diversamente abile, del malato, dell'ospedale, delle flebo, tranne poi postarle, qui non possiamo avere tempo, postarle su Facebook che brulica di flebo, ma vi siete accorti? Facebook brulica di foto fatta alla tua flebo mentre sei all'ospedale, che io non voglio vedere la tua flebo, non me ne frega nulla sulle notifiche di Facebook. Perché? Perché gente che ha paura della morte, della malattia, della diversità, eccetera, ma attraverso lo schermo del web ci arriva. Tutto questo è terribile. Tutto questo è terribile. Cominciamo a insegnare ai bambini, torno sempre ai bambini, sono una pedagoga, per insegnare. Ma mia figlia è andata alla scuola Mazzini, celebre di Roma, dove la prima lezione della scuola elementare era fatta da un sordomuto, da un bambino sordomuto, che era l'insegnante di sostegno, che ha insegnato per 2 giorni come si parla la lingua dei muti ai bambini normali, in modo che immediatamente si capiva chi era più figo, i loro o i normali, tra virgolette. Nel primo giorno si è pensato che fossero più i sordomuti perché gli altri non sapevano parlare la loro lingua.
Mia figlia, con tutti i compagni usciti dalla celebre scuola Mazzini, ci sono state 50-100 etnie. Tanto che Rosa, mia figlia, diceva: mamma, ma a me mi mettono sempre ultima nel coro perché sono bianca. Cioè, esageravano anche, no? Cioè, bianco schifo davanti. Però mia figlia e tutti quelli sono usciti come persone che avevano rapporto con handicap, coso, eccetera, ma invece questo non c'è più. Poveracci, poi nel mondo della scuola stanno togliendo addirittura gli insegnanti di sostegno, hanno tagliato gli insegnanti di sostegno in modo che tolgono anche una buona pedagogia per i bambini sani che imparano subito. D'accordo con te, è un tabù. Altri tabù, piccoli, grandi. Bene, sembra che voglia. No. Sembra che vogliano tutti però tornare al lavoro, a quanto pare. No, è quello. Se io direi: chi poi ci deve andare va al lavoro. Certo. Chi vuole rimanere? Sì, sì, certo. Prego. No, chi ci vuole, chi ci deve. Riguardo ai bambini e alla pedagogia, da bambina all'elementare venivo bullizzata. E quando un giorno... Bullizzata? Sì. Okay. E quando tornai un giorno piangendo a casa, mia madre, che io chiamo in generale, perché mi ha educata in un certo modo, mi disse: bene, domani vado a parlare con le maestre, se nel frattempo dovesse risuccedere tu picchiali più forte. E questa fu la prima cosa che io ho imparato. Riguardo, ho un amore spiegato, tra l'altro, che nel caso glielo dico. E poi riguardo al tabù, oggi un grosso tabù che io vedo tra miei coetanei o anche persone più grandi è il non riuscire a scomporre il trinomio sesso, amore, relazione. Cioè sono tre cose che devono andare per forza insieme. Non è concepito il fatto che io posso avere rapporti con persone che mi attraggono, ma non me ne frega nulla. Posso avere una relazione stabile con una persona di cui non sono innamorata, ma sto bene, e amare una persona con cui non sto. D'accordissimo. Cioè, ecco, quando uno lo dice sembra tipo: Dio mio, cos'è? Non è possibile, cioè non si riesce a scomporre su più livelli questo blocco. Quindi poi non è facile, cioè anche vivere e scomporre questa cosa e viverle contemporaneamente è difficile. Però noto che è veramente un tabù fortissimo, cioè se tu hai una relazione con qualcuno allora in blocco arriva i sentimenti e il sesso e tutto il resto no, non va bene. Questa è una cosa molto buona che tu dica in giro sempre, bisogna sempre essere tutti noi, anche io oggi con Creative Money, che approfitto ora per ringraziare di questa grande opportunità che mi ha dato di parlare al mondo, poi, no? Noi parliamo con tutto il mondo. Portale queste idee in giro, bisogna frantumare queste cose, che una donna o un uomo può avere una relazione sessuale, finito? Che male c'è? Può avere una relazione amicale, può avere una relazione multipla, non parliamo di gay, lesbiche, trans, tutti sono accolti, tutto va bene, basta dare dei no, eccetera, perché i no e il mal comportamento del mondo non è certo sui modi di amarsi, non è su questa roba, è su quello che invece è considerato le regole, che in genere fanno bene a pochi, insisto, vince la fine della nostra Europa, l'abbiamo vista e chiudo subito, che è un'Europa che è stata finanziaria e non solidale. Solidarietà è un valore da seguire. Quindi attenzione alle regole che diceva anche il Signore e le non regole. Le regole vere sono quelle etiche, esiste l'etica, eh? Io sono una persona fortemente etica, ma ci fanno passare per etica ciò che è profitto. Un ultimo tabù? Ecco. Mi posso vedere anche l'acqua? Penso che anche collegandomi a varie cose che sono state dette, dal tabù della morte, della disabilità, anche quest'ultima cosa, credo che il tabù più grande almeno nella società occidentale al momento sia proprio le emozioni, partendo appunto dai bambini, i genitori fanno fatica. Allora, prima quando diciamo eravamo piccoli, persone della mia età, perché non c'era la cultura, non si sapeva, adesso c'è, però allora ci preoccupiamo e quindi proteggiamo e non si può
affrontare l'emozione. Quindi fin da piccoli nessuno è educato a ciò, per di più la nostra società super consumista, materialista, non c'è tempo, perché chiaramente toccare le emozioni significa elaborare, cioè darsi un tempo di contatto sia intanto personale che in relazione, perché poi le emozioni sono sempre collegate a un relazionarsi, e quindi poi i rapporti sono sempre più vuoti, spicci, c'è cioè un malessere, no? E quindi la nevrosi e quindi i psicofarmaci, insomma è tutto molto molto collegato. E la tragedia che almeno personalmente vivo, oddio tragedia, insomma nel senso perché io interiormente invece io contatto molto, quindi la vivo come tragedia, ho una figlia di 18 anni che, come diceva l'altra mamma, è stata educata non con i divieti, togliendo televisione, cioè però con molto ridotto, facendo le cose, e che adesso lei vive un disadattamento però con i suoi coetanei, perché la diversità non è accettata, fa paura, la diversità anche semplicemente appunto perché hai un'idea diversa, perché sei cresciuto in maniera diversa magari dalla, no, dall'omologazione per l'appunto, e a quell'età lì però è molto difficile, tanto più che ora non hanno i contatti diretti, è tutto mediato dai telefoni, che è un altro modo per allontanare le emozioni, perché poi io credo, sì, poi c'è tutto, le emozioni vengono purtroppo spostate sulla rabbia terribile di Facebook, come sappiamo, che è soltanto legata a ti odio, ti amo, ti odio, la strega, puttana, una cosa. Questo secondo me spetta alle madri, eccetera, padri, educatori, di sorreggere, cioè secondo me bisogna sorreggere i nostri figli. Che l'adolescenza è dura, perché loro giustamente devono venire contro di noi. Però è giusto che cadano, cioè secondo me sì, l'adolescente, il bambino deve cadere, farsi male, il sangue, vedere il sangue, eccetera, cominciare a capire con paletti accanto di persone intelligenti, libere e aperte. Poi cadrà, sarà menato. Chi se ne frega, no, ma però come più per gli altri, infatti, in realtà. Cioè, però vanno la forza. Sì, però non devi tenere la massa, devi rafforzare lui, perché a un certo punto io dico una cosa estrema, io direi a la mia figlia grande, però di far moda, di delle cose diverse, come dire, se io oggi mi vesto di, come la fantastica nostra amica, eccola laggiù con i suoi capelli verdi, che io copierò da domani, veramente con, quella è arte. Fatti capelli verdi è una cosa ormai classica, però vai contro tendenza e sorreggila, in modo che queste bande, branchi di coglioni dicono: ma non è che c'aveva ragione tua figlia, bisogna anche avere un po' di io sto esibendomi oggi, no? Sto esagerando, mica sono sempre così aggressiva, no? Però bisogna andare forte, in modo che gli altri dicono: ma non è che c'aveva ragione quella matta che parla. Quindi tenere e far tenere la dignità, il rispetto verso se stessi, che il nostro web, che io pratico molto per lavoro, abbassa le emozioni e ne fa di finte. Tornare tutti, predicare, bisogna diventare predicatori, eh? Io sono convintissima di questo. Beh, fine. Stamattina di ispirazione ce ne è data tanta. Grazie. Pensiamo. Grazie al Marco, grazie a Creative Morning, grazie a Dada che ci ha assistito e agli amici della Apo Radio che sentiremo. Grazie mille. Grazie. Qualcuno vuole una vignetta e la faccio a voi. Vi trattengo due minuti semplicemente per ricordarvi che noi tutti i mesi organizziamo queste cose, per chi non l'avesse ancora viste, facciamo parte di un circuito di più di 160 città nel mondo che vogliono una volta al mese ispirare chi vuole venire a ispirarsi con noi su dei temi che condividiamo con tutte le altre città nel mondo. Quindi ci potrete seguire sui social dove trovate tutto quello che facciamo di mese in mese. E se puoi andare avanti per favore, volevo ringraziare i nostri sponsor globali, che sono quelli che rendono possibile la nostra esistenza nel mondo, Mailchimp, Shutterstock e Wix. Però voglio partire con i ringraziamenti a chi ci ha aiutato oggi. Avete fatto una colazione con grazie a Borgo d'Oro, che è un'azienda agricola e agriturismo a Magliano Sabina, per me è bravissimo. E avete gustato il caffè grazie agli amici di Metodo che veramente ogni volta sono con noi e ci fanno bere un buonissimo caffè, grazie.
E ringrazio i partner locali, main sponsor Media Tools, agenzia di pubblicità di Roma, e LC, partner per la stampa, e Atom Radio che ci manda in diretta sul canale web radio, e Zetterman Messaggero e Mastercard. E soprattutto ringraziamo per l'ospitalità il Macro. Grazie. È stata veramente una cosa bella, vi ringrazio moltissimo e vi do appuntamento a quello che faremo il mese prossimo, che non vi dico, ma dopo Pasqua faremo una cosa bella. Quindi,